Dobbiamo partire per Singapore. Ma non ci vogliamo alzare dal letto! Devo verificare che fossero 30 kg. Sì, lei ha 30 kg. A mano invece abbiamo un... A mano sono 30 kg, 7. Va bene, la ringrazio. Nessun problema, grazie a lei, buonasera, Sai, mi piace. grazie. Dobbiamo rifare le valigie. Welcome in Singapore. Ok, siamo arrivati e adesso penso che Usciamo? usciamo, sì. Usciamo. Da ora Vale. partono le 48 ore a Singapore. Andiamo. Abbiamo finalmente trovato la strada che si chiama Bot Key, qui, non so come, Bot Key. Vabbè, in realtà la strada l'abbiamo trovata perché quando hai fame cammini anche 20.000 km, ma la strada la trovi. Sì, la scelta l'abbiamo fatta, siamo un locale dove fanno anche l'hummus con riso. Ciao. Ma che non la commenta l'angelo? Queste salsicine, cioè, vabbè. Ma è sempre stato un mio sogno farmi un'asiatica. Sì, se vuoi ti faccio anche un bucchettone. La facciamo? Abbiamo Questo preso il mezzo dipende. più sicuro per tornare in albergo. Dai, ma facciamo i tre all'ora. Lim, you are very strong with the leg, eh? Oh, I do this for 13 years. I like to exercise. I ride the trishaw. Non ho praticamente nessuna protezione qua. Se fa la curva veloce, io volo giù così. Si sta per concludere la nostra prima notte qui a Singapore. Possiamo dire di aver sbancato il casinò. Meno male, perché così abbiamo il budget per domani. Buonanotte. Che facciamo come prima tappa di Singapore? Orchard Road. Today only, quel volantino ce l'hanno da 15 mesi. Tutti li devi adorare. Tutto due taglie. Entriamo nell'ottocentesimo Louis Vuitton. Abbiamo la mappa della città dopo 20 ore che siamo. Abbiamo almeno dei punti chiave da visitare. Dove andiamo?
camminando per strada. Gavettone a tutti. Abbiamo mangiato, abbiamo alzato un po' il tiro perché siamo qui da Gordon Ramsay. Assaggiamo questi biscottini al burro. Anche perché per quanto abbiamo pagato te li dovresti mangiare. Ah, ti metti una porta. Signorina, porti il latte. Signorina, togli i biscotti, sennò tutti me li finisco. Lascio immaginare che abbiamo dormito 5 minuti. Ok, molto imbarazzante. Stiamo andando via dalla foresta di mangrovie perché abbiamo finalmente scoperto com'è Singapore col sole. Fa un caldo che si muore, ma si muore vero. Vuoi un carosello? Eccoci nella famosa Clark Quay, la via dei ristoranti. Dopo solo pochi isolati in India. Incredibile come siamo passati da Singapore, ci sta stato nel pieno del bazar di Mumbai. La cosa incredibile è che siamo passati dall'estrema civiltà di Singapore, pulizia, a due isolati dopo, che è completamente un'altra cosa. La fortuna ha voluto che oggi piovesse, perché l'acqua della piscina fosse ghiacciata, chi del morto. Veri ghiacciata. Siamo on the edge. Vedi? Dai! Mi viene da vomitare. No, basta. Dai! Ormai sei dentro, no? Mi sei dentro! Dai, qui piove!
siamo sul tetto del mondo, sulla piscina più alta del mondo, a cercare di farci una foto. Tremanti. Praticamente vi diciamo la verità, le 48 ore a Singapore erano tutte per fare questa foto. È venuta così. E da Singapore è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.